In una delle stanze del museo, tra opere di Caravaggio, Piero della Francesca e Leonardo da Vinci, accadono cose misteriose. Oh, che stanchezza! Sì, proprio vero, il museo era affollatissimo. A stare ferma tante ore mi dilungava di schiena. Non so voi, ma avrei un certo languorino. A chi lo dici? Non mangio da ieri sera. Vorrei addentare quel panino molto invitante. Qualcuno vuole farmi compagnia? No, No, grazie. Non è salutare. Fate come volete, non sapete cosa vi perdete. Mona Lisa trascorre la notte a provare un po' di tutto, per poi ritornare all'alba nel suo quadro, per lasciarsi ammirare da tutti i turisti. Da quella notte, per molte altre ancora, Mona Lisa ripete la stessa cosa. A momenti non riesco più a muovermi, mi sento molto affaticata. Perché non la smetti di mangiare quel cibo poco salutare? Ti fai solo del male. Non è vero, non dite sciocchezze. Perché non provi a cambiare le tue abitudini? Se ti guardi intorno, troverai la soluzione. Come ogni alba, la Mona Lisa vuole tornare nel suo quadro, ma questa volta non ci riesce. Sono molto preoccupata, aiutatemi. Il museo a breve riaprirà. Dovrai impegnarti a cambiare le tue pessime abitudini. Guarda i turisti, sono tutti molto delusi nel non vederla. Dopo un lungo periodo di assenza, la Mona Lisa si guarda intorno e inizia a cambiare la sua routine, seguendo un'alimentazione sana, riuscendo così a rientrare nel quadro per farsi ammirare. Avete visto? Ci sono finalmente riuscita.